sabato 18 alle ore 20 e 25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Stiamo per collegarci con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Ugo, guardala, non sembra un angelo. No, sì, sì. Sì, va bene, adesso lasciatemi in pace, Non voglio sentire parlare una mosca, Pina! Il Pepe! Sì. Ehi, Pina, mi raccomando, Tocca al telefono! Tra pochi istanti ci collegheremo con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Pronto? Ah! È lei! Ragioniere Filini! Ah, Filini! Io sono già in trincea, le do la perfida Albione, 10 caffè contro 1! Italia! Italia! Ha sentito? Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo. Siete collegati, gentili telespettatori, con lo stadio di Wembley, in Londra, colmo di 120.000 spettatori. Le squadre si schierano al centro del campo per ascoltare gli inni nazionali. Ugo. Credo che non potrai vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi? Il dottor Riccardelli. No. Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco. No! Ma con sottotitoli in tedesco. No. Ugo! Papà! No! Ugino, non fare così. E siamo arrivati al grande momento. Italia e Inghilterra si giocano in questa storica partita la qualificazione al girone finale della Coppa del Mondo. Consultazione di cronometri. Fischio dell'arbitro. Il calcio d'inizio. Scusa. Partiti. Palla da Capello a Pulici, ad Antonioni. Parte Antonioni sulla sinistra. Tunnel al terzino inglese. Tunnel ancora. Colpo di tacco che lancia Rocca sulla destra. Orata di Rocca. Centro. Parata miracolosa del portiere inglese. Rimessa dal fondo. Palla controllata da Benetti che lancia Pulici sulla sinistra. Scatto formidabile. Cannonata di Pulici che sfiora il palo. La palla è ora controllata a tre quarti di campo da Bellugi. Da Bellugi a Capello in funzione di ala destra. Saltato il mediano inglese McKinley che cerca di morderlo al limite dell'area. Tiro. Nuca del terzino inglese, tibia di Capello, nuca ancora, mischia paurosa, naso, nuca, tibia, nuca, orecchio, entra Pulici, fuori di un soffio. Scusate l'emozione, amici che state comodamente seduti davanti ai teleschermi, nessuno escluso, ma sono 170 anni che non vedevo una partenza così folgorante degli azzurri. La palla è ora a Tardelli, scatto di Tardelli, saltato il mediano McKinley che cerca di affacciare con un martello. A Savoldi, tiro, nuca di McKinley, tibia di Savoldi, naso di Antonioni, nuca del portiere inglese, naso di McKinley, tibia di Benetti, nuca, naso. Invece che sfiora il palo, la palla è ora. E orientamela! Ecco! Ugino, scusa, calmo per l'amor di Dio. Non si sentiva. Tiro pauroso, palo! 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 Ma Ugo, dove vai? Si ripartono ancora una volta, si avvicinano all'area di rigore inglese, arrembaggio degli azzurri, salto di Antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley. Scusi, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley, regola del vantaggio, schienata paurosa del portiere inglese. I 120.000 di Wembley e voi milioni di fortunati che nessuna forza al mondo potrebbe strappare dai teleschermi, potete rendervi conto che l'Italia di questa sera fa impallidire anche il ricordo di quella dei leggendari tempi supplementari di Italia, Germania e Messico. Niente? Bene. Cravatta? Guarda che si sa ancora. Taschino. Perfetto. Ah, bravo, prego. La bocca? Incinta di 9 pollici, complimenti. Hai visto? Che figura.
Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate? Fermi tutti! In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Potëmkin. Stasera noto una tensione più vibrante. Si interessano, scambiano commenti. Sì, sì, partecipano, professore. Non si scambiavano commenti. Nel buio della sala correvano voci incontrollate e pazzesche. Si diceva che l'Italia stava vincendo per 20-0 e che aveva segnato anche Zoff di testa su calcio d'angolo. Il tono!